Don Davide Pelucchi, superiore dei preti del Sacro Cuore ed ora vicario generale della diocesi di Bergamo. Questi ultimi giorni, questa decisione del vescovo Monsignor Roberto Amadei di venire tra voi, in mezzo alla vostra comunità, quello che ha sempre predicato e raccomandato, l'ha voluto vivere fino all'ultimo suo respiro. Io ringrazio Dio per aver avuto la grazia di restare accanto a Monsignor Amadei in questi ultimi mesi, perché mi è stata data questa grazia di poter vedere al di là del ruolo l'uomo, la sua umanità. Ho potuto, abitando con lui, mangiando con lui, celebrando l'Eucaristia con lui, trascorrendo diverse ore del giorno accanto a lui, ho potuto un po' conoscere quello che lui mi ha permesso di conoscere e in particolare queste dimensioni. Il suo grandissimo amore per la Chiesa, la sua cura per le vocazioni, di cui era molto attento, e la testimonianza che ci ha offerto, la testimonianza di condividere la vita comunitaria con dei sacerdoti, lui la incoraggiava e poi l'ha vissuta, ci ha dato la testimonianza. E poi il desiderio di essere accompagnato dalla preghiera in questa ultima fase della sua vita. Questa mattina ho celebrato l'Eucaristia con altri sacerdoti nella sua camera da letto. Lui era nel letto, non conosceva perché era sedato, ma credo che mentre noi celebravamo il rito della messa su un tavolino messo dentro la sua camera, lui era sul vero altare. Lui ha trasformato il letto nell'altare dell'offerta, del dono, della consegna di sé al Signore. Don Pelucchi, tante anche le vocazioni, prima accennava a questo grande amore per la Chiesa e grande amore anche per i sacerdoti. Lei, anche come animatore vocazionale, ha seguito tanti ragazzi, tanti giovani che poi sono diventati sacerdoti, presbiteri. Monsignor Amadei, senz'altro l'intesa tra voi era grande, c'era molta fiducia. Che cosa più le rimane di questo attaccamento di Monsignor Amadei al seminario, al suo seminario che per tanti anni ha diretto? Monsignor Amadei mi diceva spesso: i giovani vanno soprattutto ascoltati, non credere di conoscerli leggendo le statistiche o leggendo i saggi o leggendo i quotidiani. Se vuoi conoscere i giovani, stai tanto tempo accanto a loro, lascia che loro si esprimano, lascia che loro si aprano. Troverai delle ricchezze che apparentemente non si incontrano. Gratitudine verso Monsignor Amadei per questo consiglio che mi ha dato, di dedicare tempo all'ascolto dei giovani. Hanno dentro di loro delle domande, degli interrogativi, qualche volta delle confusioni, ma tante volte anche degli ideali. Vanno ascoltati e, aiutandoli nel discernimento, vanno accompagnati con rispetto a riconoscere le sorprese stupende che Dio realizza nella loro vita.